Perché ha deciso di candidarsi? L'esperienza amministrativa di questi 8 anni come assessore alle politiche sociali è stata un'esperienza molto intensa, vicino ai problemi quotidiani e concreti di tante persone, di tante famiglie, sia per conoscere da vicino le difficoltà, le fatiche, i problemi che i cittadini affrontano, sia per riconoscere le tante possibilità, le tante risorse che una comunità può mettere in moto per affrontarle. Con questa esperienza mi porto una visione delle politiche sociali che non sono solo le politiche dei servizi e le politiche dell'assistenza, ma sono le politiche che corrispondono a un'idea di società, di comunità, che si vuole rendere forte occupandosi anzitutto dei suoi soggetti più deboli. Quale contributo vuole portare? Le politiche sociali che noi dobbiamo impostare sono in realtà le politiche di uno sviluppo umano globale, uno sviluppo che sia attento al futuro delle nuove generazioni, anche di chi non è ancora nato, cercando di reinterpretare l'economia. Noi non possiamo solamente riparare ai danni, dobbiamo cercare di prevenire, dobbiamo cercare di mettere a sistema le politiche che riescono a ridare occupazione, speranza, possibilità di vita buona per tutti e non solo politiche socio-assistenziali riparative.